Kate, Duchess of Cambridge, e il principe William hanno annunciato un nuovo capo della loro Royal Foundation. Il duca e la duchessa di Cambridge hanno nominato Amanda Berry, amministratore delegato del BAFTA, nuovo CEO della Royal Foundation. Il duca e la duchessa hanno dichiarato, non vediamo l'ora di lavorare con Amanda e siamo entusiasti che abbia scelto di unirsi a noi alla Royal Foundation, la sua vasta esperienza sarà di enorme valore mentre continuiamo il nostro ambizioso lavoro di beneficenza. Punto. Kensington Palace ha aggiunto che la signora Berry prenderà le redini della fondazione e continua a fornire una nuova strategia ambiziosa, mobilitando leader, aziende e persone per affrontare insieme le più grandi sfide della società. Il principe William è presidente dei BAFTA dal 2010, collaborando più volte con il nuovo CEO. La signora Berry si unirà alla fondazione a giugno, leggermente prima del previsto, dopo aver annunciato che si sarebbe dimessa dalla sua posizione ai BAFTA nel dicembre 2021. La signora Berry ha detto di essere stata così colpita dal impatto unico che la Royal Foundation aveva avuto su questioni importanti per il duca e la duchessa. Ha detto, sono molto entusiasta di entrare a far parte della Royal Foundation mentre continua a rafforzare l'ambizione globale per il lavoro filantropico del duca e della duchessa. Ho assistito e sono così impressionato dall'impatto unico che la Royal Foundation può avere sulle questioni che le loro altezze reali supportano, dalla salute mentale alla conservazione, e alla sensibilizzazione sull'importanza dei primi anni. Rivolgendosi ai membri del BAFTA giovedì, il presidente Krishnendu Mayundar ha elogiato i 23 anni di lavoro della signora Berry come amministratore delegato del BAFTA, ha scritto, la dedizione, la creatività e la leadership qualificata di Amanda hanno consentito ai BAFTA di evolversi e crescere in un'organizzazione artistica leader a livello mondiale, assicurando al contempo che il suo scopo di beneficenza sia rimasto nel suo cuore.